Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di Every Eye che di settimana in settimana vi tiene aggiornati in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Pro Evolution Soccer 2015. Konami ha infatti annunciato alcuni interessanti dettagli in merito al suo sportivo, fra cui non possiamo non citare il nuovo sistema di gestione del tiro che permetterà una varietà di stili di tiro non vincolati, garantendo un controllo preciso per quanto riguarda la potenza e la direzione. La casa giapponese ha aumentato anche le opzioni di passaggio a disposizione dei giocatori e migliorato al contempo l'abilità di dribblare e quindi battere sul campo il proprio marcatore. Veniamo a sapere inoltre che la versione PS4 del gioco è già in grado di supportare i 1080p e i 60 frame al secondo. La compagnia ha preferito ad oggi non commentare i dati tecnici dell'edizione Xbox One, evidentemente attualmente un po' più indietro nello sviluppo rispetto a quella per la console Sony. Playground Games ha annunciato ufficialmente che l'atteso Forza Horizon 2 utilizzerà il sensore Kinect per Anna, una sorta di intelligenza artificiale che ci assisterà nel proseguimento della nostra avventura, dandoci preziosi suggerimenti e tenendoci al corrente di tutte le novità una volta che effettueremo l'accesso al gioco. Per quanto riguarda le possibilità di interazione con questo particolare assistente virtuale, non si sa ancora molto, se non che probabilmente utilizzeremo i comandi vocali. Ubisoft ha rivelato che la sua divisione del Quebec sarà la compagnia destinata a guidare la serie Assassin's Creed nei prossimi anni. Il team collaborerà ovviamente con Ubisoft Montreal per i nuovi episodi della saga, lavorando a stretto contatto al fine di realizzare giochi dall'altissima qualità. Ricordiamo inoltre che il promettente Assassin's Creed Unity uscirà su PC, PS4 ed Xbox One il 28 ottobre e rappresenterà a tutti gli effetti un banco di prova fondamentale per gli sviluppatori di Ubisoft Quebec. Telltale Games ha finalmente comunicato la data d'uscita di Crywolf, il quinto ed ultimo capitolo di The Wolf Among Us. Il contenuto sarà infatti disponibile in Europa a partire dall'8 luglio su PC e Mac, con le versioni Xbox 360 e PlayStation 3 che arriveranno il giorno dopo, ossia mercoledì 9 luglio. Il 10 dello stesso mese sarà invece il turno dei dispositivi iOS, che accoglieranno l'episodio in questione come un acquisto in app. 2K e Firaxis annunciano che Civilization Beyond Earth verrà pubblicato il 24 ottobre di quest'anno, ovviamente su PC. Tutti coloro che effettueranno il pre-order inoltre potranno ottenere il pacchetto di mappe esopianeti, che include ben 6 ambientazioni inedite. Parliamo adesso di Capybara Games. La piccola software house indipendente ha infatti annunciato l'uscita su PC dello splendido Super Time Force, sparatutto a scorrimento basato sulla manipolazione temporale, disponibile per adesso soltanto su Xbox One e Xbox 360. Rispetto alla versione per console, i giocatori computer avranno accesso ad alcune novità, anche se ancora la compagnia non si è sbottonata ufficialmente in merito. Occhi puntati quindi su Every Eye per tutte le novità. E chiudiamo l'edizione di oggi con le consuete top e flop news. La top news di questa settimana non può che andare a Deep Silver. Il publisher infatti ha annunciato Escape Dead Island, un interessante spin-off della celebre saga di survival horror in uscita quest'anno su PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Rispetto ai capitoli precedenti, il titolo in questione presenta un comparto tecnico in cel shading ed un rinnovato interesse per la narrazione, decisamente in disparte negli ultimi capitoli del franchise. Il gioco sembra insomma avere tutte le carte in regola per svecchiare finalmente la formula di Dead Island, sperando che gli sviluppatori realizzino una trama degna di nota e che si ricolleghi alla perfezione a quella di Dead Island 2. Il flop di questa settimana non può che riguardare la chiusura di Airtight Games, la software house che ha realizzato il recente Murdered Soul Suspect. Un portavoce della compagnia ha rivelato che purtroppo l'azienda navigava in cattive acque già da gennaio scorso e i recenti licenziamenti non sono bastati a porre rimedio ad una situazione evidentemente già compromessa. Con questa notizia si chiude l'edizione del venerdì del nostro TG dedicato alle news videoludiche. Noi vi salutiamo e ci vediamo come sempre all'inizio della prossima settimana. Ciao!